sì, come ho detto già prima, senza dubbio questa è la vittoria più bella per me, perché la prima è arrivata super a sorpresa, ero giovane, 21 anni, prima partecipazione al Giro, quindi è arrivata a sorpresa. La seconda, una tappa bellissima, quella del Mortirolo, però comunque era un po' nell'aria perché andavo fortissimo, ero sempre lì. Questa invece è arrivata dopo tante difficoltà, dopo tanti momenti bui fino a ieri, quindi per me è un valore in più perché ho lottato tanto per ottenerla e soprattutto mi sono sbloccato dopo tanti mesi senza vincere, quindi vale tanto per me. Ti abbiamo visto infatti scioglierti in una sorta di pianto liberatorio, più la commozione, l'emozione, la gioia, che cosa c'era in quelle lacrime? Ah, c'era un po' un insieme di tutto, perché ripeto, vincere è difficilissimo, confermarti lo è ancora di più, quindi confermarmi dopo questi brutti periodi non è stato facile, soprattutto al Giro con il pubblico, perché no, con tante aspettative, insomma è difficile, però dietro quel pianto c'è un po' tutto questo. Possiamo dire, la faccio grossa ma forse neanche tanto, che oggi questo può essere un punto di ripartenza per la tua carriera anche dal punto di vista psicologico, no? L'hai detto tu, un blocco? Sì, sono stato io a dirlo e sai, negli ultimi periodi tanti hanno parlato di testa, che dovevo sbloccarmi, però ripeto, io non ero bloccato di testa, ma purtroppo ho inseguito i vari problemi fisici e fino a prima del Giro appunto. Come ho già detto, sono stato fermo parecchio, sono tanti antibiotici, bronchite, quindi l'anno scorso fino alla 17ª tappa al Giro ero, non mi ricordo, quinto o sesto in classifica, poi è arrivata la caduta, alla Vuelta uguale, quindi sai, dentro di me sapevo che non ero bloccato di testa, sapevo che ero competitivo, però non riuscivo mai a dimostrarlo perché succedeva sempre qualcosa, quindi una sorta di liberazione. Faccio un'ultima domanda: si riparte martedì, ancora tante montagne in questo giro, se fuori classifica ci farai divertire ancora? Ah, ma io sono un corridore così, anche oggi, ieri sono partito per andare in fuga e non è andata, oggi sono partito per andare in fuga, è andata e avevo le mie sensazioni, quelle solite, ho corso alla Giulio Ciccone, attaccando, muovendomi sempre, riuscendo a fare quello che volevo fare, quindi siamo una squadra veramente competitiva qui e nelle prossime tappe, a maggior ragione adesso che è arrivato il successo di tappa, abbiamo avuto 10 giorni la maglia rosa, penso che ci divertiremo come sappiamo fare noi e perché no, sicuramente potranno arrivare altri bellissimi risultati. Grazie.